Allora, con Mattia Spera, terzino del Bra. Mattia, 1-1 oggi con la Sanremese, gol del Bra che porta la tua firma in chiusura di primo tempo, un gol per il Bra sicuramente importante perché ha risposto immediatamente a quello che era stato il vantaggio dei Liguri. Partiamo da questo, immagino soddisfazione da parte tua, è arrivato comunque un punto importante per la classifica vostra e cosa mi dici? Innanzitutto era importante continuare una serie positiva, anche perché stiamo muovendo la classifica, pian piano ci stiamo arrivando nella zona della salvezza diretta, che è quella che ci interessa di più. La squadra ha fatto secondo me un'ottima prestazione contro una buonissima squadra di livello. Poi per il gol felicissimo, primo gol stagionale, è arrivato in un momento importante che ci ha portato il pareggio. E quindi un buon punto in casa. Sì, anche perché tu sei arrivato nella finestra invernale di mercato, il primo gol stagionale l'hai messo segno in casa, no? Quindi questo è anche un aspetto positivo. Non c'era modo migliore per fare il primo gol con la maglia del Bra. E nelle scorse settimane, poi tu ovviamente l'ho appena detto, sei arrivato dopo, Bra che in casa stava facendo un po' fatica, no? A trovare un ruolino di marcia positivo, tu credi che però il pareggio di oggi qui all'Attilio Bravi possa dare una sterzata anche per quello che è il rendimento casalingo? Io penso di sì e mi auguro di sì. Di sicuro noi ci dispiacere di questo. Questo è il nostro stadio, qua c'è la nostra gente, quindi vorremmo fare delle prestazioni ogni volta come quella di oggi, portare sempre punti a casa e anche qualche vittoria non sarebbe male. Che pareggio è stato questo qua con la Sanremese? Secondo te il mister ha definito un buon primo tempo da parte del Bra, poi nel secondo è risultato giusto perché c'è stata un po' una lotta a centrocampo, idem poi l'ha detto anche mister Ascoli che è stata una partita gagliarda, tu come l'hai vissuto dal campo? Come loro, nel senso il primo tempo è stata una partita dove poteva succedere di tutto, sia noi che loro sono stati pericolosi, infatti nel primo tempo sono venuti 2 gol. Il secondo tempo è stata più una partita combattuta, non si riusciva bene a capire chi l'avesse vinta, però secondo me noi abbiamo fatto un'ottima prestazione ed è quello che ci deve interessare, poi comunque la Sanremese secondo me è un'ottima squadra, certo. Mattia, io chiederei così, so che è un po' presto perché è tra una settimana, però visto che ti ho qua ne approfitto, con che mentalità, con che testa si va a Prato contro una squadra che comunque è in salute, è in alta classifica, ma Bra che comunque si sta esprimendo bene in trasferta, però che partita deve fare Bra? Ma noi dobbiamo fare la nostra partita, noi andiamo ovunque, dobbiamo portare punti per toglierci da quello che secondo me in questo momento è una zona rischiosa, noi vogliamo salvarci, quindi dovunque andiamo dobbiamo andare con la nostra mentalità, far punti, che ci sia il Prato, che ci sia qualsiasi altra squadra, noi dobbiamo andare là e combattere e portare punti a casa.